Va avanti la campagna vaccinale che oggi ha portato un buon risultato, soprattutto con l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale della Val Pescara a Scafa. Per noi c'era oggi pomeriggio proprio la nostra collega Marina Moretti, che ha realizzato anche delle interviste con le persone presenti a Scafa proprio all'inaugurazione di questo centro vaccinale della Val Pescara. Ma sentiamo Marina, buonasera. Sì, Anna, siamo proprio qui al piazzale dell'Italcementi, l'ex Italcementi di Scafa, dove è stato realizzato questo centro vaccinale che servirà al momento 25 comuni della Val Pescara, dunque non solo Scafa, ma tanta parte della popolazione abruzzese potrà venire qui e ricevere il vaccino contro il Covid. L'inaugurazione, il taglio del nastro, si è concluso pochissimi istanti fa, ancora si stanno disperdendo le persone che sono intervenute con il presidente Marsilio, con l'assessore Verighi, con i sindaci del territorio, con l'Associazione Nazionale Alpini, che è protagonista in tutta questa vicenda, insieme naturalmente alla Protezione Civile e a tante altre associazioni che contribuiranno a mantenere in vita ed efficiente questo centro. Ma siccome ho realizzato diverse interviste, allora se sei d'accordo ti propongo proprio di ascoltarle, anche perché proprio dall'assessore Veria arriva una news, diciamo così, che riguarda le persone fra i 60 e i 50 anni, quindi direi di lasciar partire le interviste. Siamo qui per inaugurare un altro centro vaccinale hub della nostra regione Abruzzo, perché dobbiamo dare delle risposte sempre di prossimità e quindi entriamo in tutti i comuni. In questa sede andremo a soddisfare tutti i comuni di un comprensorio molto esteso come quello della Val Pescara. Diamo anche un'informazione molto importante, che dal 10 maggio si possono prenotare per le vaccinazioni tutti coloro che hanno l'età compresa tra i 60 e i 50 anni. Sono le stesse procedure, quindi abbiamo il sistema Poste che sta rispondendo sulle nostre esigenze, quindi la possibilità è solo prevalentemente in questa fascia di età e quindi ampliamo l'area della popolazione. Domani al generale Figliuolo farò una richiesta esplicita di cominciare a vaccinare tutte le attività produttive, è una richiesta che voglio formulare proprio in maniera diretta, perché dobbiamo specialmente essere vicino a tutti gli operatori in front office e quindi è importante una vicinanza sempre di più nel territorio. Sindaco Giancola, allora il momento è arrivato, taglio del nastro per questo centro vaccinale che servirà una buona parte della provincia di Pescara e tanti paesi intorno, non solo Scafa evidentemente. Certo, non è solo Scafa che sarà servita, ma l'intera vallata del Pescara. Si parla di numeri molto ma molto importanti, di 120 vaccini ora per un 700-800 vaccini al giorno quando si andrà a pieno regime. È stato uno sforzo non da poco, non lo nascondo, sia da parte della struttura comunale ma anche da parte della Protezione Civile Regione Abruzzo e dei volontari dell'ANA. Io devo ringraziare tutti coloro che qui si sono prodigati. È l'Italia bella, pulita, che piace vedere alle persone, l'Italia che si rimbocca le maniche per risolvere i problemi. Questo spazio ha una capacità logistica ben chiara, ben visibile, quindi ci sono anche possibilità per ampliare l'offerta in termini di vaccinazioni. Per noi è anche un motivo per accendere i riflettori su un'area dismessa, perché dimostra l'importanza strategica del luogo, non solo dal punto di vista industriale e artigianale, ma anche dal punto di vista dei servizi. E questa è la dimostrazione che Scafa può e deve essere centro di servizi della Val Pescara. Presidente, allora andiamo proprio a fare una considerazione. Intanto è stato riconosciuto che in questo momento l'Abruzzo si sta comportando bene sotto il profilo delle vaccinazioni, ha buoni numeri, si può sempre fare di meglio naturalmente, però è stato riconosciuto anche a livello nazionale. Secondo lei c'è stata una formula per questo successo che lei poco fa ha anche rivendicato? Tanto la formula è lavorare senza dare troppo spazio e dedicare troppo tempo alle polemiche inutili, mettersi a fare tesoro dell'esperienza. È chiaro che nel fare una cosa che non si era mai vista e non si era mai fatta si sono accumulati errori giorno per giorno, ma
la costante collaborazione e sinergia tra le quattro ASE con il coordinamento del Dipartimento regionale e della Presidenza ha consentito sempre in qualche maniera di mutuare l'uno dall'altro le migliori pratiche, le migliori esperienze, fare in modo appunto che giorno dopo giorno migliorasse sempre e continuerà ad essere così, perché non abbiamo ancora una macchina perfetta. Ci sono alcune ASL che sono più indietro. Non so se raggiungeremo mai la perfezione, però ripeto, ogni ASL insegna all'altra a fare meglio alcune cose, c'è chi sa fare meglio, ha dimostrato magari di essere più efficace in un segmento, altri in un altro, e questa reciproca contaminazione aiuta ad andare avanti e credo che i numeri lo stiano dimostrando. Cosa chiederà domani al generale Figliuolo, qualcosa in particolare? In particolare la cosa che viene più naturale chiedere è appunto vaccini, 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 dateci più vaccini e usciremo prima da questo incubo. Per il resto sono consapevole del fatto che il generale Figliuolo non li fabbrica i vaccini e quando non ce li dà non è per cattiveria, ma perché esiste una condizione di mercato mondiale difficile che abbiamo duramente scontato con il ritardo che abbiamo accumulato in questi mesi. Il piano iniziale prevedeva che già da un mese a questa parte avremmo dovuto terminare ottantenni, settantenni e forse anche sessantenni. Purtroppo le dosi arrivate sono state più o meno un quarto, tra un quarto e un terzo di quelle promesse, e questo ha comportato la lentezza con cui stiamo andando avanti.